Ieri mattina alle ore 10.09, per la prima volta, il treno alta velocità di Italo si è fermato nella stazione ferroviaria di Sapri. Per tutta la stagione estiva, dunque, il Cilento con le stazioni ferroviarie di Sapri, Agropoli e Vallo della Lucania saranno collegate quotidianamente con il nord da e per Torino e Milano e il sud, grazie ai due convogli dell'alta velocità Italo e Frecciarossa. Quest'ultimo, che rispetto agli ultimi anni offriva il servizio solo nei fine settimana, insieme ad Italo giornalmente offrirà un servizio importante. Ovviamente si spera che questo importante servizio possa essere mantenuto per tutto l'anno. Antonio Gentile, sindaco di Sapri, giorno molto importante per il Cilento e per la stazione di Sapri, per la prima volta ferma Italo, l'alta velocità sarà a cadenza quotidiana. Un'importantissima opportunità per il nostro territorio, per tutta l'area di collegamento nord-sud e viceversa. Servizio commerciale, da oggi parte anche il servizio dell'altro vettore di Trenitalia, quindi tutto il Golfo di Policastro, l'area cilentana si ricollega al resto d'Italia, dal nord al sud. Importante per i nostri residenti, ancora di più importante per i flussi turistici che contiamo arrivano. L'alta velocità ha dato già ottimi risultati negli anni precedenti, dimostrando l'importanza per questo territorio. Siamo convinti che un collegamento quotidiano, e ringraziamento va ai vettori privati di aver fatto questo investimento commerciale, contiamo di raccogliere i frutti anche quest'anno e spichiamo che il servizio venga confermato anche per gli orari invernali. Ecco, adesso questa è proprio la nuova sfida, quella di cercare di allungare il servizio anche oltre l'11 ottobre. Anche oltre l'11 ottobre, sono dei servizi commerciali, ripeto, delle politiche aziendali, la disponibilità da parte delle istituzioni c'è a voler mantenere questo servizio, che poi sarà anche a servizio di tutte le popolazioni residenti. C'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di far crescere il settore. Devo dire che è stata una battaglia lunga, abbiamo iniziato con un fitto scambio di corrispondenza intercorso tra me e il dottor Francesco Fiore, che all'epoca, mi riferisco al 2019, quando è iniziata questa fitto scambio, diciamo, di comunicazioni, di solleciti, di preghiere da parte mia, insistenti preghiere. Il dottor Fiore all'epoca era all'apice del settore commerciale della società Italo, è stato estremamente disponibile, cortese, comprensivo delle necessità di sviluppo di questa parte sud della provincia di Salerno. Il Cilento è stato sempre emarginato. La fermata, lo spegnimento del servizio dell'alta velocità a Salerno ci ha penalizzato fortemente. Ed era il momento, dopo 10 anni di alta velocità e di esclusione del Cilento dall'alta velocità, era il momento di recuperare il nostro ingresso nel circuito dell'alta velocità.